buongiorno a tutti, buongiorno cari spettatori di Vision Chanel Africa Italia, ci troviamo a Venezia, alla Croisière di Venezia. Venezia non è famosa unicamente per il Festival del Cinema o per Piazza San Marco, ma anche per la Biennale di Venezia che inaugura tra qualche giorno, oggi è aperta per i curiosi, per la stampa e per gli artisti che verranno a esporre le loro opere d'arte. E quindi noi non potevamo assolutamente mancare, andremo a visitare i padiglioni, vedrete che c'è anche un padiglione dell'Africa, ci sono vari artisti africani che espongono quest'anno alla Biennale di Venezia, quindi tenetevi collegati con noi e ne vedremo delle belle. Ciao! Come avevamo promesso, eccoci qua al padiglione dell'Africa, della Costa d'Avorio esattamente. Tra qualche ora ci sarà l'inaugurazione in pompa magna, per l'occasione è arrivato qui a Venezia anche il ministro degli affari esteri. Io dico che prima che arrivano tutti, che inizia la cerimonia, seguiteci, andiamo a scoprire qualche opera. Siamo con l'artista Ernest Digu del Costa d'Avorio che espone al padiglione della Costa d'Avorio una delle sue opere. Lui ha scelto di parlarci di quest'opera che lo rappresenta ancora che lo rappresenta meglio. Ernest Digu, allora, bonjour, on a profité lorsque vous n'étiez pas encore venu. Emozione è la frase giusta perché lui è veramente emozionato a essere qui a Venezia, al padiglione della Costa d'Avorio, e che per lui è un riconoscimento del lavoro che ha fatto. Quest'opera lo rappresenta anche grazie ai colori, alle sue emozioni, e quindi proprio per questo ha scelto di parlarci davanti a quest'opera che è una delle sue preferite. Siamo sempre all'interno del padiglione della Costa d'Avorio con un artista cinese. La scorsa biennale c'era un artista italiano, questa volta la Costa d'Avorio ha aperto le porte a un artista cinese che è stato in Costa d'Avorio e ha dipinto i volti di alcuni personaggi famosi, sia nel mondo della politica o nel mondo dello sport. Ho detto che Africa è un posto molto bello perché danza, tipo tante culture molto interessanti che da là, quindi lui ha detto che da tanto tempo che voleva andare là a vivere per un periodo e
dipingere. D'abord, je suis très très contente d'être alla Biennale de Venise. Dice innanzitutto è molto emozionata di essere alla Biennale di Venezia. Queste opere sono state create proprio in occasione della Biennale di Venezia e rappresentano oggetti dell'Africa, quindi di decorazione, che comunque per lei esprimono un sentimento spirituale molto forte e quindi le ha voluti rappresentare in quadri proprio per la Biennale di Venezia. L'energia ancestrale che porta tutte le opere che sono esparpillate nel mondo. Queste opere sono state create proprio in occasione della Biennale di Venezia e rappresentano oggetti dell'Africa, quindi di decorazione, che comunque per lei esprimono un sentimento spirituale molto forte e quindi le ha voluti rappresentare in quadri proprio per la Biennale di Venezia. Distinguer, invité, cher ami. Distinti invitati e cari amici, il padiglione della Costa d'Avorio e la Biennale delle Arti di Venezia accoglierà per i prossimi sei mesi le opere di quattro artisti di fama internazionale, di cui le opere convergono verso una visione intima e originale della Madre Terra come una collezione storica dell'umanità, attorno al tema Le ombre aperte della memoria. Mesdames et messieurs, la Biennale de Venise a été e sarà toujours un lieu de rencontre. Signori e signori, la Biennale di Venezia è stata, è e sarà sempre un luogo di incontri che riunisce i grandi nomi dell'arte a livello internazionale. Il fatto che la Costa d'Avorio esponga a Venezia per la terza volta di seguito le opere dei suoi pittori ed autori testimonia il suo attaccamento a questo importante appuntamento culturale e la vitalità della sua arte contemporanea animata da creatori ispirati. Questo è tanto più importante visto che veniamo da una cultura in Africa in cui è prevalsa come forma di espressione la trasmissione culturale mediante la voce. Quanto c'è da evidenziare come il padiglione stesso della Costa d'Avorio sia ricco di particolari e di come è stato strutturato e ben realizzato nell'esposizione delle stesse opere. Ne dà giusta evidenza la numerosa partecipazione di tantissimi rappresentanti delle istituzioni della stessa Costa d'Avorio, ma anche italiane, e dalla numerosa affluenza, insomma, del personale presente qui alla Biennale.